E bella a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale per un nuovissimo video aggiornamento riguardante Battlefield 5, dove oggi sono qui per parlarvi del nuovo aggiornamento in arrivo domani 29 gennaio che porterà grandi modifiche al gioco e grandi aggiunte. Come sempre prima di passare al video vi consiglio di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati nel mondo di Battlefield 5 con video gameplay, novità, live stream e tanto altro ancora e con tanti altri giochi, di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto oppure vi è stato utile e di condividere il mio video sui vostri social e ai vostri amici per informar tutti di queste grandi novità. Come dicevo, oggi 28 gennaio è stata rilasciata dai membri della DICE una lista delle patch note di tutto quello che verrà inserito e sistemato all'interno del gioco. Naturalmente non vi sto a spiegare tutto, qui sotto nella descrizione vi lascerò direttamente tutto quello che è l'elenco che porta direttamente alla pagina web, così lo guardate tranquillamente. Io sono qui semplicemente per parlarvi delle cose più belle, secondo me, e forse più interessanti. Come prima cosa, finalmente verrà inserito un nuovo veicolo. In questo caso avrà inserito lo Stug 4, il famoso cacciacarri tedesco. Personalmente non so per quale motivo verrà inserito semplicemente come prima cosa questo, ma comunque per adesso ci accontentiamo così tranquillamente. Per sbloccare questo nuovo veicolo ci basterà completare quello che è quindi del nuovo episodio dei venti di guerra, il terzo capitolo, quindi praticamente quelle che sono le assegnazioni settimanali per sbloccare in questo caso il nuovo copricapo, e ulteriormente sbloccheremo anche questo nuovo veicolo. Per l'hardware tecnologico già la DICE ci ha voluto avvertire su cosa ci sarà. Questo veicolo potremo personalizzarlo in due modi: farlo antifanteria, quindi renderlo quello che è tutto antifanteria, quindi un cannone ridotto che faccia più danni alla fanteria e avere armi di difesa antifanteria, oppure farlo anti-tank, quindi cambiargli il cannone, mettergli dei proiettili perforanti, insomma renderlo un cacciacarri effettivo. Oltre a questo, questo carro armato avrà due mitragliatrici, tra cui la classica mitragliatrice che si trova sopra, quindi dove ci potrà essere una terza persona, quella diciamo più esposta, e in più avrà anche una mitragliatrice comandata in remoto dal secondo passeggero all'interno del carro, in modo che sia più coperto. Attualmente non si è parlato del famoso nuovo U88 col cannone anticarro, oppure di quello che è l'Archer, il cacciacarro inglese, ma per adesso, come ho già detto, ci accontentiamo di questo. Oltre a questo, è stata modificata notevolmente Panzerstorm. Come ci hanno fatto sapere, hanno letto tutti i feedback da parte dei player, praticamente Panzerstorm adesso sarà buona a giocarci anche da parte della fanteria, in cui sono stati inseriti molti più alberi, molte più trincee, è stata addirittura allargata di ben 4 volte quella che è la città su F. Inoltre è stata aggiunta anche quelli che sono degli alberi di quercia, quindi più fitto, nel punto tra G e D, in modo che la fanteria possa comunque muoversi tranquillamente senza che venga shottata a distanza da qualsiasi veicolo sia nei paraggi. Praticamente, finalmente Panzerstorm sarà giocata sia da carri armati che da aerei che anche da fanteria, cosa che, come ben sapete, fino adesso usare la fanteria in Panzerstorm era pressoché impossibile, dove si veniva shottata in qualsiasi punto, in quanto la mappa aveva troppo di punti di campi aperti tra una bandiera e l'altra, e si veniva comunque shottati praticamente ogni singola volta che si spawnava. Oltre a questo, sono state fatte diverse modifiche a quello che è il campo di addestramento, in cui adesso troviamo anche la possibilità di poter utilizzare i gadget, è stata inserita una nuova modalità con le granate, insomma altre modifiche che troverete, come ho già detto, qui sotto nella descrizione. Vi lascio tutto quello che è la patch note in cui potete leggere tranquillamente. Un'altra bella notizia, è stato sistemato quello che è il bipode finalmente, in cui è stato sistemato in diverse superfici. Adesso potremo piazzare il nostro bipode per qualsiasi tipo di arma, in qualsiasi tipo di superficie, non dovremmo avere problemi, naturalmente tra virgolette, sperando che questa cosa funzioni dopo questo aggiornamento, dove non troveremo più quel fastidioso modo in quanto su una diversa superficie che non sia completamente piatta il bipode non veniva piazzato oppure si toglieva mentre stavamo sparando. Insomma, il bipode dovrebbe essere sistemato in questo caso, grazie a Dio. Detto questo ragazzi, si conclude qui questo breve video riguardante l'aggiornamento che è in arrivo, ripeto, domani, di cui abbiamo già gli orari quando uscirà questo aggiornamento, che il buon Battlefield Bulletin come sempre ci informa sempre in anticipo, in cui nel PC l'aggiornamento sarà alle 10 del mattino, su PS4 alle 11 del mattino, mentre per Xbox One sarà a mezzogiorno. Naturalmente l'orario potrebbe variare a seconda se hanno dei problemi di sorta la DICE, comunque in teoria gli orari dovrebbero essere questi effettivi. Come ho già detto all'inizio del video, se non siete ancora iscritti al canale dovete essere sempre aggiornati nel mondo di Battlefield 5 con video novità, live stream, gameplay e tanto altro ancora. Iscrivetevi adesso ed attivate la campanellina per sapere sempre quando carico un video oppure vado in live, in modo che vi arriva la notifica, di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile. Qui sotto nei commenti come
commentate, ditemi la vostra, se siete tesi per questo aggiornamento, cosa non vi piace o cosa vi piace, e vi ripeto, qui sotto nella descrizione troverete anche il link che vi porta direttamente alla patch note, in cui potete leggere con tutta calma anche le piccole modifiche che hanno apportato ad esempio alle armi, veicoli e tante altre ancora, e come sempre di condividere il mio video per far sapere anche ai vostri amici di questo aggiornamento in arrivo sulle vostre pagine social oppure direttamente su WhatsApp. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi e bella lì.